Un saluto a tutti. Vorrei riprendere il discorso dell'altra volta sugli alieni. Diciamo che il clou della teoria del complotto degli alieni non sta tanto nei documenti che ma top secret presunti tali che ci mascherebbero la presenza aliena. È sostanzialmente l'idea secondo cui gli alieni non solo comanderebbero il mondo fin dall'antichità, che tutti i governanti del mondo di tutta la storia, i leader di tutti i fondatori, i leader e anche presunte divinità di tutta la storia sarebbero stati alieni mascherati da uomini. Noi sono stati addirittura, secondo questa teoria, creati dagli uomini, ce ne sono tanti, cioè scusa, creati dagli alieni, come ibrido fra o uomo scimmia o ominide, ominide e alieno, appunto. Questo ultimo aspetto è facilmente demolibile. Quest'ultima, l'idea dell'esperimento alieno, crea l'uomo, è demolibile dal fatto che il 98% del nostro DNA è quello della scimmia. E comunque, quindi l'idea, cioè quindi questo esperimento sarebbe dovuto avvenire per creare l'Homo habilis, praticamente, per creare gli ominidi, non per creare l'uomo, al limite. Però il problema è che noi siamo fondamentalmente simili. Comunque sarebbe una piccola percentuale di DNA che non apparterrebbe a nessuna specie terrestre. Siamo fondamentalmente umani, cioè fondamentalmente simili alle scimmie. Ma il discorso sul perché ci sarebbe stato questo esperimento è perché giustifica la differenza enorme non solo fra gli ominidi e le scimmie, ma anche fra l'Homo sapiens e gli altri ominidi. E fra l'Homo sapiens sapiens e l'Homo sapiens precedente. E quindi il discorso è che noi abbiamo DNA praticamente identico ai nostri antenati ominidi. Quindi che razza di ibrido sarebbe stato? Sarebbe stato praticamente un niente. Quindi noi al massimo avremmo potuto apprendere da degli ipotetici extraterrestri, non essere stati creati da loro. Come nel film 2001 Odissea dello Spazio, praticamente. Poi ci sarebbe anche il passaggio successivo, cioè l'idea secondo cui, fin da subito, cioè dopo essere stati creati, degli alieni, noi saremmo stati comandati dagli alieni. Quelli che noi chiameremmo praticamente i massoni, illuminati, o comunque, o come ti piace a te chiamarli, non lo so, dovrebbero essere tutti alieni mascherati, che vi dalle origini della storia ci comanderebbero. E abbiamo come obiettivo il nuovo ordine mondiale. Il problema è che perché ci mettono così tanto? Cioè ci creano, applicate subito il vostro modello di società. Tecnologie, se sono alieni già potrebbero farlo. Ma già l'idea secondo cui no, potrebbero anche essere uomini, normali, magari, vabbè. Perché non farlo fin da subito? Perché aspettare così tanto per fare una cosa del genere? Perché è veramente complesso, non so, come meccanismo, no? Che poi con la gradualità, con la strategia della gradualità praticamente dovrebbe applicare le cose. Perché poco poco con il contango c'è lentamente. Ma perché? Cioè bastava farlo fin da subito. Tanto siete voi che comandate. Infatti l'idea no, della massoneria che nasce nel 700, anche illuminata nasce nel 700, che si deve prima infiltrare nelle società. Prima fai anche propaganda ideologica, poi infiltrarsi dappertutto, fai i comandanti del mondo, leader religiosi. Già sarebbe più sensato. Il problema è che comunque sia, significa che prima non è che non c'è nessuna età del loro in cui la massoneria non comandava, la massoneria non c'era, la massoneria, i nostri ideali non erano liberi dall'influenza massonica. Cioè, se prima non eravamo influenzati dalla massoneria o da altro, comunque sì, eravamo comunque sottomessi, indottrinati lo stesso, non dalla massoneria ma da altro. Quindi, da un certo punto di vista, l'idea degli alieni che ci comandano fin da subito sembrerebbe avere più senso perché, già cioè, fin da subito, quindi non è mai esistito il mondo senza influenza degli illuminati. Ma il discorso è che l'ho spiegato prima, troppi millenni ci hanno mettendo a fare questa cosa qua. Noi c'è sempre stato così, comunque sia, questo è certo che il mondo è stato
Sempre dice, no, stronzo è il potere e massa di deficienti che obbediscono. Però, come vi spiegavo prima, non c'è bisogno di massoni. Però il discorso sul perché veramente la massone, se è vero che la massoneria ci comanda, questo è un altro discorso più lungo e più complesso da affrontare. Sa di fatto che credere, secondo me, che siamo stati creati dagli alieni, gli alieni ci comandano, di questo a me sembra una grande sciocchezza. E considerato il discorso dell'altro video sugli UFO, credo che esista un complotto per nasconderci la loro presenza. È assurdo, come spiegavo nell'altro video. Credo che ci nascondono per questa ragione, diventa ancora più assurdo. È chiaro. Alla prossima.